Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della Crazy Craft. Ragazzi, l'ultimo episodio l'abbiamo fatto in caverna, quindi oggi pensavo di fare un qualcosa, insomma, ricominciare un pochino delle mod per potenziarci subito. Ma poi ho pensato, cavolo, mi mancano le cose che appunto non posso trovare in caverna. Intanto, giusto per farvi vedere, questo qui è tutta la roba già scavata, diciamo già pronta al materiale che abbiamo trovato in caverna. Mentre questa, no, ho sbagliato, mentre questa qui è tutta quella da cuocere. La casa non l'ho ancora finita perché ho subito cominciato il video. Detto questo, cos'è in poche parole che mi manca? Mi manca la glowstone, ragazzi, che appunto dovrei andare a prenderla nel Nether. Però io nel Nether non ci posso andare, perché, cioè, io volendo potrei farmi un piccone e della roba, però io non voglio, ragazzi, non voglio. E quindi, per il momento, andrò a esplorare il mondo, perché se non sbaglio, cioè, non è che ne sono sicuro, a dire il vero sto dicendo una cosa totalmente infondata, però ci spero, sinceramente, di trovare la glowstone, appunto, a giro per il mondo. Diciamo che è una cosa un po' folle. Tra l'altro vorrei vedere se con gli smeraldi ci posso fare qualcosa. Spada smeraldo da 10 di danno, la mia fa 9, però per un solo coso non faccio l'upgrade. E tra l'altro, ragazzi, cavolo, potevo farci il piccone mega potente l'ultima volta in caverna invece che usare i diamanti che erano più utili. Ah, di vero forse non sono più utili i diamanti, cioè perché i diamanti dovrebbero essere più utili di questo, ad esempio? Tra l'altro mi sono appena fatto l'armatura in diamante, il corpettino, perché mi mancava, in effetti. Però potevo farlo anche con questo, anche se sembra peggio. Cioè, valgono di più in MC, guardate, 16.000, mentre i diamanti 8.000. Però la roba che ci posso fare è meno potente. La cosa mi triggerà un pochettino. Comunque guardo un attimo se posso farci altre cose interessanti, perché voglio informarmi per bene. Il Disenchanter, mamma mia ragazzi, questo è figo. E vabbè, ci sono tutti i pet, anzi mi sembra di vedere nuovi pet. Questi pet qui non si sono mai visti, ragazzi. Moon pet non esisteva, non si è mai visto. Il dubstep, perché? Perché dubstep? Quello della vita, quello dei con i cuoricini. Questo volendo possiamo anche farlo, perché i smeraldi ce l'abbiamo, il diamante ce l'abbiamo, la redstone idem. Ah, praticamente favorite food consuma poppy, che dovrebbero essere tipo i papaveri, in teoria. Mi sembra di sì, dovrebbero essere i fiorellini rossi. No, i papaveri sono questi altri, ecco. Vabbè, no, che sono i fiorellini rossi normali, perfetto. Ed è figo, rigenerazione mi dà, è interessante. Questo ristora l'inventario dopo la morte. No, ragazzi, che pet fighi. Non pensavo esistessero questi qui, o perlomeno che ne avessero aggiunti altri. Comunque, come ultima cosa, voglio vedere se con i blocchi ci posso fare qualcosa. La risposta è no, ok. Anzi, in verità sì. Trending post, sì, ok. Cose un po' inutili, però vabbè. Detto questo, ormai mi sono fatto questa armatura. Perlomeno abbiamo un pezzo in più. Potrei farmi anche qualche altro pezzo, lo so, perché c'è un pezzettino in pelle, ma non importa. Andiamo all'esplorazione. Tanto casa più o meno mi ricordo. Non ho messo le torce vicino a casa, ora che ci penso. Questo è grave. Soprattutto perché, prima cosa, ci spawnano i mob dentro, magari non è proprio il caso. E così perlomeno la posso vedere anche da lontano, che non è affatto male. Quindi, ok. Tra l'altro sta anche calando la notte. Io, ragazzi, so benissimo, avevo detto che non avrei voluto più esplorare il mondo di notte. Però in effetti non so se ho alternative. Volendo posso portarmi il letto dietro. È pericoloso in caso non dovessi farcela, però, quello sì. E diciamo che pericolo non è il mio secondo nome. È il mio terzo nome. Quindi, diciamo che aspetto con un vero pappamolle e poi si vede. Tra l'altro quella nuvola lì è una nuvola veramente, cioè è fisica quella nuvola. Dovrei raccattarla, magari. Anzi, magari se ne metto tante zeme forse ci posso anche costruire sopra, non lo so, è figo. Cioè l'idea ci sta, poi vedremo. Ok ragazzi, è il nuovo giorno. Io intanto mentre aspettavo mi sono messo qui a potare gli alberi e a sistemare un attimo lì. E niente, allora, comunque io in teoria vengo da laggiù a sinistra. Negli ultimi episodi avevo esplorato laggiù a destra e ora vorrei esplorare qua davanti. Magari c'è qualcosa di figo che mi aspetto e sinceramente spero di sì. Tra l'altro alle mie spalle c'è l'oceano, un giorno varcheremo i confini dell'oceano con una barchetta e andremo a esplorare le terre lontane, sperando ci sia qualcosa di veramente interessante e figo. Detto questo, per il momento invece mi limito ad andare da questa parte sperando di trovare qualcosa di buono. E io tipo non so minimamente cosa aspettarmi, perché da questa parte, a parte pozze strane con colori veramente schifosi, c'è la neve. Io nella neve non so cosa ci sia, sinceramente. Magari c'è qualche dungeon strano o non saprei. Ci sono delle ragazze, ragazzi, non so perché le ragazze stanno in mezzo alla neve. Forse, boh, vabbè, non mi oso ad azzardare cose, però chi se ne frega. Andiamo per la nostra strada e abbandoniamole al freddo. Magari quando torniamo le troviamo un po' congelate e le scaldiamo noi, eh. Tra l'altro è vero, c'è la mappa che mi dice da dove vengo. Io non vengo da sinistra, cioè sì, vengo da sinistra,
Perché sono stato costretto già che ho trovato il mare. Però in verità io dovrei andare a destra ora per esplorare territori nuovi. Cioè, quindi penso da questa parte. Vediamo un attimo. No, un po' di più sulla destra. Tipo da questa parte qui, veramente. Stavo un pochettino sbagliando, eh. Ok, questa è la direzione giusta. Tutto dritto da questa parte e vediamo che si trova. Spero non pericoli troppo pericolosi. E what? Che albero è quello lì? Tra l'altro, ragazzi, una cosa, ma se shift e clicco col... No! No! Bellissimo! E in effetti ci ho pensato, perché ho detto, via, la vein mare non funziona soltanto per scavare per terra, ma anche sugli alberi, in effetti. Ci ho pensato, in effetti, guardando quell'albero laggiù, e io me lo sono appena consumato, il piccone. Mannaggia a me! Però, cavolo, così riesco a raccattare velocissimamente roba molto molto buona. E le caverne qui, ragazzi, sono parecchio strane. E comunque, sì, ok, vorrei uscire da qua, però, eh. Non mi convince molto stare qui. Figata, ragazzi. Ogni volta scopro cose nuove, che sono cose ovvie, però per me sono sempre cose nuove. Tutto questo è un albero gigante e basta. Oddio, laggiù c'è anche uno colorato. O ha qualcosa di strano. No, non ha nulla di strano, perché questa qui è la corteccia normale. Nel senso, nemmeno si sale per la corteccia e tipo dentro c'è qualcosa, no. Perché tipo da lì non si può salire, quindi penso sia semplicemente un albero gigante. Tipo quello del Fantabosco. O l'albero azzurro, non lo so. No, l'albero azzurro è questo in effetti. C'è Dodò dentro. Dove è finito? Ah, eccolo qui. Vediamo se c'è Dodò. No, non c'ha il buchettino. E vabbè, non è quello. Però sapete che questi frillini qui, non mi ricordo se servivano a qualcosa oppure no. Ah, sì, ok, mi davano la Quicksilver. Perché mi ricordo che... Io li prendo perché ne ho visti anche altri che crescevano intorno a questi alberi qui. E avevano un senso, ma non mi ricordo che senso avessero. Però io li prendo perché non mi ricordo, sinceramente. Nel dubbio si raccatta tutto. Almeno finché l'inventario è libero. Tra l'altro la vedo veramente difficile trovare la glowstone cercando i dungeon. Se nemmeno riesco a trovare i dungeon. Vabbè, è un'impresa un po' titanica, oserei dire. Oh mio Dio. Ha la faccia della spaccatura però questa qui, veramente, eh. Ma che cavolo è? Un cratere questo, ma è enorme. E poi laggiù ci sono... Degli abeti? No, non sono... Cioè, sì, dovrebbero essere abeti quelli lì, però ci sono tipo altissimi e laggiù c'è un altro albero enorme. Sì, ma io voglio i dungeon, non voglio gli alberi, basta. Non ho ne più nemmeno un'accetta. Avessi un'accetta dietro, dei materiali per farmela, ci sta anche. Cioè, del tipo, lì c'erano i materiali, sei chiaro. Ci dovrei andare a mani nude perché manco mi sono portato il piccone dietro. Sono veramente un furbo. No, Vespa, stai lontana, eh. Tu lo so che mi fai malissimo. No, ragazzi, devo scappare dalla Vespa. No, ragazzi, la sento nel culo proprio. No, mi sta ancora dietro. Ha smesso. No, 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 ce l'ha ancora dietro. Aiuto, 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 ragazzi, aiuto. No, questa qui mi uccide, questa qui mi uccide, ragazzi. Devo, ok, sta scappando. No, non è vero. Ogni tanto si gira e mi rinsegue di nuovo. Ragazzi, basta. L'acqua no, l'acqua mi rallenta tantissimo. Cavolo, ragazzi, se quella lì mi becca, ci mette un po' di colpi per uccidermi. Perché comunque c'è un'armatura buona. Però mi devasta tantissimo. Quindi devo assolutamente scappare. Dov'è? Ma che cazzo. Ok, laggiù c'è una roba strana, però almeno la Vespa non mi segue più. Spero di non doverne incontrare altre. Però questo albero qui è diverso da quello di prima, cioè questo è veramente enorme. Cioè, più che enorme è alto. Qua c'è anche una casetta distrutta. C'è un letto. Lo prendo. Lo prendo perché potrebbe essere utile. Diciamo che in caso si dovesse fare notte, almeno posso dormire. Con questo tempaccio qui, ragazzi, non mi sembra nemmeno il caso. Oh, vediamo cosa esce qua. Mi avete detto di aprirli voi e questi sono blocchi di coal. Oh, Dio mio! Stavo anche per... No, 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 Vespaccia, Vespaccia, non è il momento, Vespaccia, non è il momento. Stavo anche per dire, ragazzi, cavolo, intanto non li posso nemmeno scavare. E invece tanto lo puoio nel culo lo stesso, con anche la Vespa che mi insegue. Mannaggia a me, sta anche facendo notte. Cioè, tutte le sfighe insieme, mi raccomando, perché poi se no non sono io. Oh, mamma mia, ragazzi, mi son preso veramente un infarto. Tipo jumpscare. Veramente. La Vespa è lontana? Boh, sì, più o meno. No, non è vero, per un cazzo. Ragazzi, sta per fare notte anche. Vabbè, io intanto piazzo il letto. Spero non si avvicini nessuno che vuole dormire e poi andare a controllare l'albero, eh. Quindi spacchiamo. E l'albero, ok, da questa parte. Spero... Ok, no, la Vespa è lì. Vabbè, che palle. E c'è un'altra... No, due no, eh. Due no, due no. Faccio il giro largo, ho capito. Tre, quattro. Ragazzi, ce ne sono quattro. Ma qui che c'è un alveare intorno, veramente. Che poi per dire manco faccio la battutona all'alveare. No, magari c'è veramente l'alveare, questo è il problema. E ecco perché qua era tutto incasinato, ragazzi. Vedete? È caduto veramente un meteorite qua. Questa cos'è? Skystone? Sì, è questa. Infatti no, già da prima vedevo un pochettino tutto incasinato. Cioè, ma che cazzo è successo qui? È un meteorite.
Ok, va bene così. E poi ce n'è anche un altro piccinino, giusto? Perché uno non bastava, cioè qui sono stati bombardati, eh. Un altro. Io ho paura. Diamanti! Eh sì! Volevi, ma secondo te mi ci avvicino, è sudicio! Mi hai già buttato nel culo una volta, ma ti pare che ci torno? Perlomeno aspetto da lontano, poi magari mi ci avvicino per scavare. Lezzo sto gioco, è lezzo. Tra l'altro, come cazzo ho fatto a perdere. Ah no, che sto per dire, ho perso un albero gigante. Madonna, ma ce ne vuole. Allora, in questo albero qui non si può salire perché, nonostante sia bello grosso in fondo, ma poi andando laggiù è troppo fine, quindi sicuramente dentro non ci sono delle scale. E poi pieno di mob sotto, quindi niente da fare, non ci vado. Perché non ha nemmeno senso. Poi manco l'accetta, quindi. Casette. Anzi. Una casa. Mi sa che è quella che ha i sotterranei. E se è quella non ci vado ad esplorare. Neanche se in effetti. Magari qua c'è la glowstone, però. Intanto guardo se qua intorno c'è qualcos'altro. Mi sembra di no. Ok. E l'entrata dove c'è? È questa? Questa è l'entrata? Sì, ok. Torta, bene. Nulla di utile. Sì, beh, la casa è quella, la riconosco. Chest. E. Beh, diciamo che i pantaloni sono distrutti, quindi me li prendo i pantaloncini. Facciamo protezione dai proiettili, va? Tanti miei sono distrutti, quindi. E poi cos'hai? Efficiency 1. Quelle sono le statistiche del dungeon. Una carota, una mela. E un libro. Il libro lo prendo, potrebbe essere utile. Per il resto non mi serve a niente. Tutta l'altra roba. Quindi, boh, scendo un attimo. Guardo se effettivamente ci sono materiali interessanti oppure no. E poi me ne esco. Perché veramente di stare a sconfiggere mob per nulla, anche magari difficili, non mi sembra il caso. Soprattutto ora come ora, che non è che abbia chissà che cosa. Eh no, il problema è molto più grosso. Nel senso, io qui dovrei fare perlomeno un piccone per andare su questo dungeon. Cioè, non c'è un cazzo, diciamocelo. Ah, mi tocca fare un piccone. Meno male che un po' di legna ce l'ho. Almeno la cobblestone non mi manca, dai. Quindi sfondo qua e vediamo un attimo se c'è qualcosa di interessante da queste parti oppure no. No, vabbè, raghi, non ci credo. Non c'è. Aio, aio. No, non fa male in verità. Per ora. Ma magari gli altri fanno male. Magari gli altri fanno male. Dio mio. No, no. Allora, siete lezzi. Siete lezzissimi. Io ve lo dico tantissimo. Vi amo, vi voglio bene. Non è vero. Stavo mentendo. Ragazzi, comunque, che culo, veramente. Sudicio, torna indietro. Ma anzi, in verità non mi interessi nemmeno, quindi proprio ti chiudo così e ciaone proprio. Ragazzi, che culo. Io penso che i dungeon con la glowstone siano veramente pochi. Io ho trovato forse l'unico dungeon con la glowstone. Tra l'altro un power 1, questo si butta, questo si butta, questo lo prendo. Robe random, la carta, chi se ne frega. Vabbè, dai, prendiamo la glowstone, ragazzi, sti cazzi proprio. Non so quanta me ne serva, questo è grave in effetti, perché potrebbe essere un problema. No, ma dai, ma come? Ma vai via proprio, vai, vai via, bro. Madonna mia, ti chiudo brutalmente proprio. Comunque, la prima cosa che volevo fare, ragazzi, io era questo qua. Quindi, zio, mi serve un pochettino di glowstone, eh. Ok, a occhio sono 54 pezzi e io ne ho soltanto 10. Quindi, sì, il dungeon mi sa che mi tocca farlo. E vabbè, ragazzi. E va così, però tipo questa stanza qui, cioè io devo guardare quali sono le stanze illuminate comunque, perché se non sono illuminate non vuol dire che non mi interessano, perché non hanno ciò che mi serve a me. Quindi io da questa parte qui ho finito, poi ovvio dovrei scendere con tipo la luce che è laggiù, cioè non penso, almeno spero, non siano torce ma glowstone, quindi. Prendo un altro po' di glowstone e poi vedo se è il caso di prendere off camera oppure no. Tanto ne serve, non ne serve tantissima, cioè giusto un po' di pezzi. No, allora qua ci sono le zucche che fanno luce in effetti, eh. E da questa parte il dungeon mica continua. Sa che è da questa parte qui che continua, eh. Dai, io non chiedo tantissimo, un pochettino di glowstone, dai, un pochettino, non tanta, eh. Altri 40 pezzi, dai. Intanto qui nella stanzina di lato, che c'è? Schifezze. Protezione 2 però è meglio di quello che ho io, quindi sbam. Io ho paura che mi incolino brutalmente qua, ragazzi, però. C'ho questo timore. Tra l'altro, che cavolo di armatura ha questo qua? Veramente? E mi ha dato anche, sì, una di queste qui, la impariamo subito, vediamo cos'è. Wall Climb, non so cosa sia. Perfetto proprio, eh. Ok, allora di qua si scende, di qua non c'è un cavolo, qua è finito. Sto farmando frecce almeno. Un anvil. Bellina questa stanza. Ferro, molto interessante. Una spara con unbreaking e sharpness. Non mi interessa, però sharpness 1 lo prendo. L'anvil, ragazzi. Aspettate, ma la mia spada non è incantata. Io ho trovato un. In effetti è vero.
Potrei fare così, metterci Sharp nessuno. Ok, fa 11 di danno ora la mia spada, fa 11 di danno. E questo me lo prendo anche, ragazzi, me lo porto a casa. È molto molto ferro. Poi qui abbiamo un... scherzavo. Stavo per dire, abbiamo un generatore di cobblestone. Senza pensare che effettivamente in quel modo... altro che generatore. E questo è un coso automatico per cuocere le robe. Ma perché? Perché c'è? Non voglio nemmeno rubarlo, sinceramente. Non mi serve a nulla, vabbè. E anche questa parte è finita. Quindi non mi rimane che scendere e sperare di trovare altra glowstone lì. Anche se andando più in giù si trova sempre mob più difficili. E la cosa non è che sia bellissima. Tipo lui penso sia proprio vestito di glowstone, sinceramente. Uno struzzo. Perché c'è uno struzzo nei sotterranei? No, comunque ragazzi, il dungeon mi intriga parecchio. È anche collegato qui a delle rovine. E chest ovunque. Cos'era? Rubino questo? Sì, rubino era buono. Spara da 20 di danno. Sì che buono. Via, si piglia tutto qui. Qua le rovine di nuovo e altra glowstone. Ok, devo stare attento a cosa fa luce e cosa non fa luce, perché qui è tutta roba buona. Le librerie le ho viste, però le lascio, non mi interessano molto. E anche qui, in effetti, la glowstone è ovunque. In effetti dovrei guardare in alto, figa, non ci ho visto prima. Ero confuso, mi sono arrivati dei cosi addosso. Cosa c'è di qua? Ok, intanto una chest qui, snowball, schifezze, rigenerazione, non mi interessa. Oh, aio, c'è qualcosa che mi rallenta. Non riesco a scappare, se lo volevo scappare, appunto. Questo si può smaterializzare, mi sembra di sì, ragazzi, Guardo un attimo al volo sperando che non mi inchiappettino. Sì, lo devo polverizzare o robe simili, vabbè, la prendo perché ci sta sempre rubare le cose nei posti. Rigenerazione lo prendo, anche questo. E le altre cose non mi interessano. Beh ragazzi, un saccheggio random proprio, ci sta sempre. Ma qui c'è qualcosa che mi sta tirando delle robe, ma non capisco cosa sia. Cos'è sta roba? Una torretta, dice. Ragazzi, io non la voglio provare perché ho paura che si bughi tutto. Però è una torretta. E da questa parte, ok, un altro po' di glowstone e si scende ancora. Beh, allora, in conclusione, la glowstone c'è, ragazzi. C'è ed è sparsa un po' ovunque. Nei tetti, per terra, molti parti che sinceramente dovrei guardare in più bene. Io però per ora mi fermo qui e penso che l'andrò a prendere tranquillamente dopo. Mi mancano anche soltanto 30 pezzi. Il dungeon, come si può vedere, è difficile se non sto attento, ma se sto attento è abbastanza facile. Tra l'altro non vedo l'ora di provare questa torretta. Ma ragazzi, come al solito, per fine episodio si apre l'Irish Luck. Una cosa, non sto provando la torretta in questo momento per una sola cosa. Potrebbe essere buggata, potrebbe buggare il mondo e renderlo irrecuperabile, quindi prima faccio un backup e poi nel prossimo video magari l'andiamo a utilizzare e vediamo un pochettino cosa esce. Detto questo, apriamo l'Irish Luck e vediamo cosa cavolo esce. Ok, io non mi avvicino per il momento, mi fido, sì mi fido, ok. E ok, un pochettino di roba, ci sta, dai. E anche una carta, la carta Jump Boost imparata, via, perfetto. Aio, voglio andare via. Quei cosi lì invisibili mi stanno colpendo e non so cosa siano, che poi non fanno nemmeno male, mi rallentano e basta. Vabbè, comunque ragazzi, spero che questo video lezzissimo vi sia piaciuto, ma che in generale la serie vi stia piacendo. Io sinceramente mi diverto molto a giocarla, quindi spero anche voi a vederla. Detto questo, ciao a tutti.